Ciao! Sto cercando dei fumetti vecchi di Diabolik e Tex. Ma non lo sai che a Riccione hanno aperto una grande fumetteria? No, non lo sapevo! Dove? A Riccione Paese, in corso Fratelli Cervi 16. Lì trovi fumetti d'epoca, manga, Marvel, action figure, album di figurine, cartoline e giochi di ruolo e tanto altro. Sai se hanno anche le carte di Magic? Di Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Warcraft, sia in bustine che sfuse. Allora corro in fumetteria! Qual è l'indirizzo? Il Mago del Fumetto, corso Fratelli Cervi 16, Riccione. Telefono 0541 60 71 76 e su Facebook Il Mago del Fumetto. Salve amici, salve, 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 siamo qua. Che? No, niente. Proprio entusiasmo. No, sì, sì, sì. C'è l'Italia che è agli ottavi di finale, ragazzi. Va bene. Allora, amici, eccoci qui, siamo pronti per partire. Abbiamo un po' modificato la scaletta, esatto. Perché per quanto riguarda i saluti o altre cavolate varie, esatto, racconti o storie, vanno tutti alla fine. Noi partiamo invece subito con la carrellata e parliamo d'estate. Subito. Perché è la settimana d'estate, quindi galleria e primi fumetti d'estate. Estate. E se finalmente arrivato. Via, siamo pronti? Vai! Vai, vai, vai! Vai, regia! Ecco, allora abbiamo visto la carrellata delle immagini. Le immagini, che c'è quel bel volumone, quel volumone che quello è bello veramente. Costa, costa. Ma era anche tanto teso. Ma di chi è? Chi è che la. La Parini. Penso se quel volume faceva. Era la Mamma mia, costava 800 euro. Mamma mia, davvero. Allora, vogliamo partire subito con la carrellata. Sì. Partiamo subito da lui. Che è quello un po' più ingombrante. E anche, diciamo, quello che... intanto che lei parla, io faccio come l'oggetto, lo faccio girare piano piano. Lei commenti. Allora, dopo tanto tempo la Panini annunciò, o meglio, eravamo nel dicembre del 2015, ecco. Quando la Panini annunciò la ristampa, la possibilità di riavere questa magnificenza qua. Ci sono voluti 6 mesi, tondi tondi, per partorirlo. Cioè, 6 mesi. È stato anche veloce, invece di 9 ce ne ha messi solo 6, quindi dai. Ed è arrivato finalmente nelle fumetterie Spawn Origins della Collection. Questo è il primo volumone, ovviamente cofanetto col primo volumone, di quelle che sono le origini di Spawn. Le storie delle... antieroe per eccellenza, l'antieroe poco conosciuto, devo dire, in Italia, un antieroe creato da Todd McFarlane, che in America ebbe un grandissimo successo, anche da noi, ai primi tempi, e poi si è perso un po'. Solo ultimamente, con il ritorno, con una testata più fresca, più originale, Spawn è ritornato ad essere amato e apprezzato da tutti. Intanto apprezziamo il volume numero 1 con cofanetto di Spawn Origin Deluxe Collection, prima ristampa, prezzo? A prezzo di 59 euro. Che però dai, come guarda che volume, è così, il primo, è secondo, qui c'è il posto già per il secondo. Eccolo qua, lo lascio qua. Lasciamo in vista. Qua. Ma passiamo a qualcosa un po' più frivolo, un po' più... Qui cosa abbiamo? Qualcosa che forse ai nostri collezionisti, e non solo, può interessare. Ah. Perché è il numero uno di un'altra rivista. Aspetta, il numero uno. Numero uno di un'altra magazine che la Panini ci offre in collaborazione con la Lego e ci propone invece i Bionicle, un'altra collana famosa nel mondo della Lego, sempre con queste mini action figure in edizione limitata. Il prezzo aumenticchia e diventa 5,90 euro a uscita. Vediamo dentro cosa c'è qui da costruire. Qui, esatto, qui abbiamo uno dei ragni, uno dei insettoidi del mondo di Bionicle. Bene. Ah,
e dato che è arrivata l'estate non potevano mancare il topolino Disney speciale, ovvero il Sunny Topolino Edition, che costa €7,90. Però c'è da leggere, ha un bel colore arancione che fa estate, e ricordiamo che nelle settimane precedenti è uscito anche il cofanetto con sempre la Sunny Edition, ma anche per contenere le altre uscite del mondo special. Questo va qua dentro? Esatto. Quindi abbiamo il cofanetto più un altro volume. Bene. Oppure togliamo il volume della Sun Edition che c'è anche all'interno e possiamo fare, perché no, una serie di topolini. Ma questo è uguale a questo? Quindi o lo compri sciolto o col cofanetto. Perfetto. 7,90, e questo, se non mi ricordo male, era €14,90. Perfetto. Proseguiamo. Il cofanetto è bello, che lo tieni lì in cerovina. Proseguiamo con una bellissima cosa. Un cartonato. Non poteva mancare ogni mese un mondo di Star Wars. Ecco, l'edizione deluxe, molto elegante, del mondo di Star Wars, ovvero le guerre stellari del mondo di Legends. Prima di guerre stellari e quello che ci sarà dopo le guerre stellari. Edizione deluxe di lusso, già riproposta la prima volta a Natale. La Panini ci dà la possibilità di poterlo riavere nelle nostre librerie per coloro che non l'hanno ricevuto. Eccolo qua, questa settimana è uscito. €24, via! Passiamo invece al mondo della Lion, perché ogni settimana non può mancare la Lion con i suoi ritardi e le sue, diciamo, vicissitudini. Nel frattempo possiamo goderci con Prez, volume unico di una storia. Poco, senza tanto entusiasmo. Una storia allegra, interessante, in un futuro non molto lontano, dove la politica viene creata da una ragazzina, da una teenager, che diventa la prima presidente americana adolescente. Infatti, poi parla anche di Twitter, perché dopo una folle votazione via Twitter a causa di politici completamente inetti, Beat Roche, involontariamente protagonista di un video virale, diventa la prima presidente americana teenager della storia. Bene. Volume unico per una storia divertente, ma anche dai grandi sfondi molto attuali. Esatto, come sempre. Proseguiamo. A proposito, ma stasera come va a finire? Perché noi stiamo registrando adesso, che è giovedì. Esatto. E stasera, secondo te, che fa l'Inghilterra? Esce dalla comunità europea? O rimane? Secondo me esce. Esce. Farebbero una grande cosa. Secondo me sì, perché comunque... Secondo me che hanno ammazzato quella, da quando hanno ammazzato quella, prima erano in vantaggio quelli che volevano uscire, hanno ammazzato quella e a questo punto cosa succede? Quel terrore, il timore. Non vorrei, non lo dico, però a me mi è balenato pure questo pensiero. Quale? Che non siano stati qui, ma... Siccome sapevano che faceva notizia, un complotto. Potrebbe stare. Diciamo che ha la possibilità di scegliere, speriamo che scelga, purtroppo, la possibilità di andare via da questa Europa che è governata solo da una persona. Adesso saremo 5 Stelle, vediamo cosa fanno. Queste 5 Stelle a Roma. Speriamo che diano un giro di boa, perché l'Italia sta andando al sfacello. Qui ci vorrebbe cancellare via tutti, cacciare via tutti e ricominciare da capo. Sì, piazza politica. Perché ormai ogni cosa, ognuno c'ha l'intreccio, c'ha l'aggancio con quello, amico di quello. Ognuno è corrotto. E quindi non se ne esce fuori. No. Proseguiamo. Il nostro proprio frivole. Numero 2 di, per quanto riguarda la casa editrice New Comics, del Sherlock Holmes e il Necronomico, completamente a colori. Ah sì? Disegni interessanti, genere quasi realistico. Questo dovrebbe piacere, allo stesso tempo un po'... Come disegni, sì. Bene. Proseguiamo con una forse delle grandi novità insieme a Spawn di questa settimana, di questo inizio estate. Cos'è? È il numero 2, proseguiamo il campanello ugualmente. Anche se è il numero 2? Sì. Porco, Perché
è il numero 2 di quello che ormai conosciamo tutti come l'opera di Frank Miller, ovvero La razza suprema. Pronunciamolo bene: Batman, anno terzo, razza suprema di Frank Miller e di Azzarello e Company. Numero 2, dove all'interno troviamo anche l'album numero 1 di Wonder Woman, sempre di numero 1 sempre di Frank Miller. Ah, bellino così. Adesso ogni numero praticamente ci legheranno all'interno questo piccolo albetto, un albetto ognuno dedicato a un personaggio, un supereroe, e essenzialmente ovviamente eroi creati dagli autori di Razza Suprema. Sì, sì, sì. Un Wonder Woman, almeno possiamo conoscere un po' tutti i nostri personaggi, quelli meno conosciuti. Vabbè, allora, numero Capitan Atom, e qui abbiamo Wonder Woman. 3,95€, qui ci sta perché c'è, se ne sta legato, quindi va bene. Dai. Ci sta tutto. Proseguiamo con invece le uscite classiche del mondo della Marvel. Quindi qui andiamo un po' più veloci. Allora, numero 2, gli straordinari X-Men. Gli straordinari, perché poi vedremo un'altra cosa. Ecco. Numero 2 invece per gli Inumani, che sta riscontrando un successo clamoroso. Sì, anche qua, anche da noi. Esatto, sì. Diciamo che dopo il fallimento, la chiusura dei Fantastici 4, gli Inumani finalmente hanno... Fantastici 4 ormai non c'erano più speranze. No. Né per noi, né soprattutto in America, certo, non c'era più interesse. Ci voleva qualcosa di più fresco, in effetti Inumani è interessante. Proseguiamo col numero 3 invece dei Guardiani della Galassia. Sì. E nel frattempo anche col numero 2 di Guardiani della Galassia presenta Star-Lord, uno dei personaggi che forse la gente apprezza di più insieme a Groot. Visto che è l'uomo albero. C'è anche l'uomo albero che è Groot, sì, insieme anche a Rocket Raccoon. Ma essenzialmente la trama su questo mensile qui è dedicato a Star-Lord, al personaggio. Bene. Io sono Groot. Dal 2 luglio in edicola e in fumetteria. Bene. Ma la grande novità della Marvel questa settimana è l'ultimo numero uno delle testate. Che è l'ultimo. Esatto, che la nuovissima Marvel ha presentato fino adesso. Poi ne vedremo una a settembre, ma questa è l'ultima. In ovviamente due cover. Ed è appunto la nuovissima X-Men, i nuovissimi X-Men, edizione regolare e l'edizione variant cover. Bella. Sto giro non come abbiamo visto con Doctor Strange, versione Pantone, ma in versione metallizzata. Sì, è bella, bella. Qui in questa testata, fresca, giovane, dove abbiamo dei nuovi X-Men, una nuova accademia di giovani mutanti. Tutto però fa un ritorno a Ciclope, a un vecchio fantasma della storia degli X-Men. Grande numero uno. Proseguiamo con un'altra interessante novità e attesa, col numero 41 di The Walking Dead. Ogni giorno vengono a chiederlo, esatto. Sì, perché si era abituati a vederlo prima ogni esatto, mese. Prima era mensile, adesso è bimestrale. Sì, bimestrale, mensile, perché siamo arrivati contemporanei con le uscite, quindi è un po' più ritardato. Certo. Numero 41, però, ovviamente uno delle fumetti, ma anche uno delle serie televisive, di uno dei telefilm più amati, più seguiti da tutti, di tutte le età. Bene. Grande al nostro Kirkman, che attualmente sta andando anche in onda, Outcast, che c'è anche il fumetto. 3€. Proseguiamo col numero volume 3 della Shock Doom, di non meno il nostro thriller quantistico. Vuole essere un fumetto senza punti a cui aggrapparti, senza certezze, dove tutto può cambiare da un momento all'altro perché è alla fine della fine e la realtà stessa è solo in un insieme di flebili percezioni. Esatto. Bene. Un fumetto particolare, molto complicato. 3€, ma molto, molto, molto originale. Ecco, se vogliamo un fumetto fuori dai generi, fuori dalle solite cose, non meno, fa per noi un grande classico, un grande classico, ritardatario. Sì, Zagor. Eccolo qua. Zagor con la pubblicazione Bonelli in versione brossurata, sì, sì. Versione diciamo un po' da mare, diciamo che qui c'è da leggere
Voglia, qui ci passi a giornata, esatto, con questo. Ritardatario perché in teoria la Bonelli doveva farlo uscire a suoi tempi, aveva dichiarato che il 2016 sarebbe pure stato l'anno delle fumetterie, ma solo nelle cover, perché le pubblicazioni arrivano sempre quando arrivano, ma intanto è arrivato. Per chi non conosce, purtroppo ormai è scomparso, ricordiamo Gallieno Ferri, certo. Ecco, Zago, certo. Oceano, opera in cui ha collaborato, ha sceneggiato Gallieno Ferri. E se voi andate a vedere tra i nostri video vecchi, c'è un bellissimo video dedicato proprio a lui. Un memoriale, allora, un memoriale dedicato a lui. Bene. Intanto abbiamo anche i Zago originali, noi. Ah beh sì, qui in fumetteria naturalmente abbiamo anche di Zago, qualche Zenith anche, esatto, insomma. Delle belle chicchine, insomma. Così ne abbiamo. Proseguiamo, sempre Bonelli. A Bonelli è il contrario. Volevo dire se stavi a te. Certo. Numero 9 per Orfani, Nuovo Mondo. Ecco. La saga ormai sta arrivando a termine, il decimo numero, se non mi ricordo male, è la sua chiusura della saga famosa ormai del mondo di Orfani. Vedremo come va a finire questo mondo fantascientifico. Il numero 10 dal 16 luglio in edicola. In edicola, in fumetteria? Esatto. No, vedremo. 16, oh, 18 è il mio compleanno. Happy birthday to you, happy birthday to you. 18 luglio, come fai a regalo? Un ciuffolo. Passa qua. Vedremo. Numero 2 per Nathan Never, anno zero. Anzi, il 18, ma lo dico io. Beh. Farò uno speciale sulla mia vita. Oh, santo cielo. Salvaci dalla perdizione. Munita di video, foto. Sì. Sì. No. Sì. No. Sì, anche no. Bella, no, 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 no. Ragazzi, il 18 preparati. Quella foto vi farà scompisciare le risate. Dai, va. Numero 2, Nathan Never, anno sì, zero, sì, la miniserie di 6 numeri che Bonelli ci propone. Certo. Per la prima volta possiamo presentare finalmente la variant cover fumetteria, solo da noi la solo trovate. Da noi, solo in fumetteria, solo da noi. Volta, almeno qualcosa solo in fumetteria. Assolutamente, una cosa particolare. Bene. Quindi, grande ritorno di Nathan Never. Bene. Per grandi, piccini e non solo. Qui bene, vediamo la carrellata e le recensioni, ma passiamo ai saluti che li abbiamo messi io per ho terrore. Allora, aspetta che vado a più il foglio, eh? Vai. Io intanto cerco di prepararmi ad eventuali domande, se ci sono strane. Allora, poca roba, poca roba. Perfetto. Pochi fronzoli. Poco fronzoli. Ciao, caro. Ah, ciao. Ghosted. Ghosted, sì, della Santa Press. Continua a piacergli molto. Ecco. Ecco, se non l'hai letto, procurati anche Manifest Destiny, sempre da Salda Press, perché è veramente bello. Ecco, però invece ha bocciato un'altra opera di Williams Neibeter. In effetti è stata un'opera un po' particolare. Secondo me dovresti dare un'altra possibilità, sì, perché è una storia un po' complicata, un po' intrecciata. Un altro numeretto da comprarlo? È un po' sciapa, è vero. Secondo me migliorerà, quindi cerca di non abbandonarlo subito. Bene. Poi Black Phoenix. Ciao Black Phoenix. Concordo con lei. Quindi con Aino 2020, esatto, suppongo. Aino 2020. Eccolo qua. Dice ciao. Euro 2016. L'euro. Euro Europa 2016, ah, quindi il calcio. Ah, volevo vedere se sei preparato. No, fino a lì ci arrivo. Bruno, siamo agli ottavi. Secondo te si accende la speranza o arriverà una doccia fredda? Ragazzi, lunedì noi siamo tutti lì. Mi sa che lunedì è chiave di svolta. Anche perché giocano alle 6, quindi io non ci sono pomeriggio in negozio, sto a casa perché io devo fare in pre-partita, capito? Mm-hmm. Quindi mi devo preparare con tutte le mie cose scaramantiche. E che sto a fare? Sto da solo? Tu stai qui, tanto non c'è nessuno, la gente sta vedendo tutta la partita. Ci sono le palle di fino che correranno per la squadra. Quindi no, a parte gli scherzi, io... Eliminazione diretta? Eliminazione diretta, la Spagna è... La Spagna non com'è? È che in questo momento, cioè almeno in queste ultime partite, ci abbia fatto vedere delle cose che ci ha abituato, perché la Spagna, ragazzi... La conosco anche io. Ecco, però se noi giochiamo con la grinta che abbiamo messo nelle prime due partite, non nell'ultima, ciao, ragazzi, il pallone, come si dice, il pallone rotondo.
Calciatelo. Due volte lì è anche questione, specialmente quando si arrivano gli scontri diretti, sicuramente io penso una cosa, scontro diretto, se c'è una supremazia globale della squadra è facile che vinca, ma se non c'è la supremazia poi è questione di fortuna, perché basta una spizzata, basta un colpo di vento, basta che magari piove, prende la pozzanghera, una piccola disattenzione da parte del calciatore, che anche quindi però ragazzi incrociamo le dita, dai Italia. Allora, per quale squadra tifi tu e Gabriele? Allora, io prima, nessuno perché lui di calcio proprio, mi dispiace, ma io il calcio non lo considero proprio, lo so che dico una blasfemia grande, però a mio parere non mi piace il calcio, quindi non tifo nessuna squadra. Io invece il calcio mi sento un cuore di un colore. Lo dico io. Bianco e nero? Bravo! Sì. Ma non è il Cesena. No, è la Juventus. Il grande Juventus. Che? Ha la mascotte, la zebra. Quante cose. Ti stai incominciando a... Okay. Sì, perché mi piace la mascotte. Ecco. Dudi invece per il mio. Allora, è il 2020, infatti, dice, ragazzi, Superman contro Cassius Clay. Era già stato pubblicato negli anni 70. Esatto, era una storia dalla Cinesio. Esatto. Con altri volumi giganti tipo Superman come l'Uomo Ragno contro contro Shazam o contro Wonder Woman, è vero? Sì, sì, sì. È uno dei grandi speciali di storia autocosina, storia particolare. E poi in Italia venne poi riproposto dalla Planeta, l'abbiamo visto. Comunque quel volume che abbiamo presentato l'altra settimana è bello, perché sì, è un bel cartonato, quindi sicuramente da avere, sì, 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 sì. E niente. Allora ragazzi, siamo giunti al termine. Che io faccio una cosa fuori posto. Ecco, vi ricorda? No. Voglio salutarli con Spawn davanti, non sono di parte. Meno male che non ce l'ha dietro Spawn, no. Dai, anche a te se sì. Allora, ci sono salvati una domanda. Ecco. Allora, amici, a questo punto noi ci vediamo naturalmente la prossima settimana. Con tante altre novità, mi sembra che sono in arrivo. Mm-hmm. E per quanto riguarda il vantaggio, abbiamo fatto, non è che lo facciamo doppio, l'abbiamo già fatto per nella parte del manga. Dei manga, alla fine c'è il vantaggio di questa settimana. E altre cose dobbiamo annunciare, dunque l'estate è cominciata, il sole c'è, il mare tu non ce l'hai, che sei bianco cadaverico. Continuiamo a fare in bocca al lupo ai ragazzi che stanno affrontando la maturità in questi giorni. Sì. E siete in tanti, sono tanti. E poi che cosa abbiamo, vediamo come il calcio l'abbiamo detto. Andiamo a stasera sapremo cosa succede in Inghilterra, se rimane in Europa o se esce. Ma vediamo. Intanto ti saluto, andiamo a mangiare. Che mangi stasera? Che mangi stasera? No, più parlare di te. Io ho prosciutto e melone stasera. Perché fa caldo? Forse in salatone. Bene, amici. Amici, grazie di averci seguito fino a qui. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi salutiamo. Mi raccomando, abbronzatevi senza ascoltarvi. Esatto, baci e abbracci. Ciao ciao. Che cazzo è? Abbronzatevi senza ascoltarvi. Abbronzatevi senza bruciarvi, senza ascoltarvi. Beh, che fai? Lancio il nuovo slogan? Adesso mi tiro quella canzone solare che hai fatto te, quel bimbi, dai. Cioè.